buongiorno, buon sabato, bentrovati a Mattino 6, la nostra quotidiana rassegna stampa giunta all'ultimo appuntamento della settimana. Partiamo subito con la lettura dei quotidiani regionali dalle prime pagine. Iniziamo dal quotidiano Il Centro, questa è la prima dell'edizione di Pescara. Fiera sorpresa, traffico impazzito, il titolo di apertura. Giornata infernale sul corso, auto incolonnate e autobus bloccati. E poi a centropagina andiamo subito a vedere la notizia importante di ieri che riguarda il calcio. Confermato lo 0-3 a tavolino, ricorso del Sassuolo bocciato, il Pescara si tiene stretti i tre punti. E poi nella didascalia la classifica di Serie A non cambia, il Pescara si tiene stretto i tre punti, la prima sezione della Corte d'Appello ha respinto il ricorso del Sassuolo confermando la sconfitta per 0-3 nella gara con il Pescara dello scorso 28 di agosto, vinta sul campo dagli emiliani per 2-1. La posizione di Ragusa era irregolare, questa la decisione del giudice sportivo. Andiamo di spalla nelle cronache, la paralisi, casa urbanistica, in 28 mesi solo 6 le delibere, poi appalto da 77 milioni, l'elisoccorso in Abruzzo anche di notte. E l'allarme dei sindacati per quanto riguarda la sanità, meno infermieri all'ospedale di Pescara e rischio caos. Sotto la fotonotizia, così il mio campanile crolla, allarme del parroco di Montesilvano Colle che denuncia crepe sui muri. Andiamo a vedere ancora le altre notizie dalla prima pagina del quotidiano Il Centro. E scendiamo nel taglio basso con il Buongiorno Abruzzo firmato da Simona De Leonardis. Obesity Day, attenti al carrello e al piatto. Ovviamente si parla dei temi che riguardano l'obesità e soprattutto l'obesità dei bambini e degli adolescenti a cui bisogna fare attenzione. Andiamo adesso nel taglio alto del giornale per i richiami dal nazionale. Roma, l'ex sindaco assolto, cene con la carta di credito comunale, Marino viene assolto in giudizio. E poi 100.000 in piazza, studenti contro il governo, Renzi vattene a casa, così gridavano gli studenti. E nello spazio dedicato alle idee, il colpevole è stato scagionato, ovviamente Bruno Manfellotto fa il punto su quella che è la decisione che riguarda l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino e le conseguenze politiche anche di quanto accaduto. Cambiamo prima pagina adesso e cambiamo edizione provinciale del Centro, questa è la prima di Chieti Lanciano-Vasto, morta dopo l'intervento al cuore e l'apertura, operata in anestesia locale, entra in coma e non si risveglia più, è stata aperta una inchiesta. A centropagina la cronaca che arriva da Vasto, paura in corso Mazzini, sparano con una calibro 7,65 contro un negozio di articoli per animali. Vedete il foro lasciato dal proiettile sulla vetrina di Little Pet in corso Mazzini. Come detto, qualcuno durante la notte tra giovedì e venerdì fra le 3 e le 4 ha sparato contro l'attività commerciale e ovviamente sta indagando la polizia. Sotto la fotonotizia, ucciso dall'albero 2 anni, imprenditore condannato per la morte di un operaio a Chieti. Nelle cronache, Madonna del Freddo, sempre nel capoluogo teatino, un nuovo asilo per 30 bimbi apre il cantiere. E poi ritroviamo l'appalto dell'elisoccorso che viaggerà anche di notte. E poi in Lanciano, opere pubbliche dopo le proteste, via i cantieri per 2 palazzetti. Andiamo avanti ancora sul quotidiano Il Centro e ci spostiamo sulla prima pagina dell'edizione Teramana. Case del sesso patteggiano in 5, tutti i proprietari della costa, negli appartamenti c'erano le prostitute. E poi notizia altra importante, sempre di cronaca, muore per cause misteriose l'inglese che uccise 2 marittimi
nel tragico incidente del 2015 a Martinsicuro. Si tratta di Stephen Collins, che vedete nel tondo in alto, il 37enne rappresentante inglese che nel dicembre del 2015, guidando ubriaco un SUV, travolse l'auto con a bordo due marittimi di Tortoreto ed Alba Adriatica, uccidendoli sul colpo. È stato trovato morto nella casa toscana, dove era ai domiciliari ovviamente disposta l'autopsia. Sotto la fotonotizia, nudo spacca tutto ad Alba, raptus di un 42enne, paura in municipio e nelle vie del centro. Nelle cronache, in Teramo il dibattito pompa: Teramo è morta, meglio andarsene. E poi ancora la notizia dell'elisoccorso e in più nuovo programma, Frank e Tiziana spose, l'amore finisce su Rai 3, per quanto riguarda sempre Teramo. Ora la pagina di L'Aquila Avezzano Sulmona: evasione fiscale, costruttore nei guai. L'Aquila avrebbe simulato una vendita dell'impresa per non pagare le tasse. E poi le selezioni nella Marsica per gli aspiranti vigili, che sono 431, parteciperanno al concorso, prima di tutto il test atletico. Nelle cronache, Capri è fuori, cimiteri gestiti male, Cialente boccia l'assessore, questo per quanto riguarda il comune dell'Aquila. E poi l'allarme in Sulmona, casa fatiscente a rischio crollo in centro storico. Sotto la fotonotizia, sempre a Sulmona, cani scambiati per lupi e panico, scappati da una casa, vagano nel parco dell'hotel. Questo per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Adesso ci spostiamo su un'altra testata regionale e parliamo del Messaggero. Questa è la prima dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Un inceneritore in Abruzzo, è questa l'apertura. Movimento 5 Stelle, impianto previsto da un decreto del governo, Mazzocca deve dimettersi. Il sottosegretario risponde, il piano regolatore dei rifiuti non lo prevede, forse serve a Roma. Questo per quanto riguarda la polemica sull'inceneritore. Sempre per quanto riguarda la politica, l'Aquila, Capri Cialente, scoppia la crisi del caro estinto. Abbiamo visto prima, il sindaco ha ritirato la delega all'assessore Maurizio Capri per i servizi e lavori presso i cimiteri comunali, ovviamente scontro nella maggioranza. Ritroviamo a centropagina la foto con l'allenatore del Pescara Massimo Oddo. Il caso è quello del ricorso del Sassuolo contro la sconfitta a tavolino per 0-3 proprio contro il Pescara. Sentenza confermata, quella del giudice sportivo, la Corte d'Appello respinge il ricorso del Sassuolo e dunque classifica invariata. Intanto in Lega Pro si legge nella didascalia, questo pomeriggio il Teramo ospita il Padova. Torniamo alla cronaca: bambino infilza la matita nella guancia dell'amico a Giulianova, dramma a scuola durante un bisticcio, scolaro finisce in ospedale. Trafigge con una matita la guancia del compagno, il bambino 6 anni, lacrime e dolorante, viene soccorso dalla maestra e subito trasportato al pronto soccorso di Giulianova. Botte e liti tra compagni a scuola sono sicuramente all'ordine del giorno, ma in questo caso il bisticcio tra due bambini di prima elementare ha avuto conseguenze serie. Il fatto si è verificato in una scuola primaria di Giulianova nel corso delle lezioni ieri mattina. I due bambini hanno cominciato a litigare e sembrava che la cosa dovesse finire lì, ed invece il finale è stato ben diverso. Ad un certo punto uno dei due piccoli ha afferrato una matita e con questa ha colpito il compagno alla guancia. Ovviamente c'è stato il sangue che è fuoriuscito dalla guancia del bambino, la maestra è intervenuta, il piccolo è stato sistemato a bordo dell'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso. I sanitari, dopo aver calmato il piccolo, hanno dovuto procedere a suturare la ferita emettendo una prognosi di 10 giorni. Gli stessi i genitori vogliono che si faccia chiarezza ed è per questo che si sarebbero rivolti ai carabinieri.
Andiamo nel taglio basso, a Pescara, Museo Colonna, cultura a pezzi. Questa è la notizia da Pescara. E di spalla Franco riceve una lettera dalla ASL per sottoporsi alla mammografia. Il rugbista Tavoletti dice: adesso vorranno farmi anche il pap test. Nel taglio alto la festa, l'Aquila invasa dalle penne nere, alla parata 5.000 alpini e poi Chieti, crollo a farmacia, i carabinieri del NAS vanno all'università e poi Martin Sicuro, Collins trovato morto, ucciso dalla giustizia per quanto riguarda l'inglese che nel 2015 provocò la morte di due marittimi in un incidente stradale. Passiamo adesso alla città quotidiano della provincia di Teramo. Renzi ci molla un inceneritore, il titolo di apertura che richiama quanto già visto sul Messaggero. Nello sblocca Italia è previsto un impianto brucia rifiuti anche in Abruzzo. Sono 8 in totale gli impianti previsti in tutta Italia nel decreto sblocca Italia. A centropagina Boeri all'Università di Teramo, Lectio Magistralis del presidente dell'INPS su giovani e lavoro futuro. Sotto la fotonotizia, tana del PD sulla Dodo candidatura, Movimento 5 Stelle chiede chiarezza nel caos per il dopo Brucchi. Di spalla l'inglese Collins investì e uccise due pescatori, trovato morto ai domiciliari in Toscana e poi Alba Adriatica si spoglia e dà di matto sotto la pioggia. Nel taglio alto a Teramo 23.000 euro per raccogliere idee culturali e nel taglio basso la Lega Pro Teramo stasera con il Padova al Bonolis, primo esame di maturità, stessa opinione sul punto sul Teramo di Federico De Carolis, la condanna delle grandi e un invito, un'esortazione al Teramo a risollevarsi dopo l'inizio di stagione balbettante. C'è stato il cambio di guida tecnica con l'arrivo di Nofri che sicuramente ha determinato una maggiore convinzione nei propri mezzi del Teramo, ma è chiaro che la partita col Padova è uno snodo importante per capire quale sarà la stagione del Teramo in Lega Pro. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale e andiamo a vedere insieme i principali quotidiani italiani. Allora, partiamo dal Corriere della Sera. Giustizia, caso scontrini, politici assolti per l'ex sindaco di Roma. Il fatto non sussiste, violante, basta con la subalternità alle toghe. Marino, il PD mi chieda scusa. Cota in Piemonte, ricorderete la vicenda delle mutande verdi, attacchi ignobili, anche Cota è stato assolto e dunque nulla di fatto per quanto riguarda l'inchiesta sui rimborsi e le spese pazze nelle regioni. Queste le sentenze di ieri che hanno determinato ovviamente tantissime polemiche nel mondo politico. Sempre per quanto riguarda la politica italiana, il sondaggio: i 5 Stelle restano la prima forza al ballottaggio, vincerebbero. Questo l'articolo di Nando Pagnoncelli, famoso sondaggista, che appunto fa questa analisi del voto. È chiaro, però siamo lontani dalle elezioni e poi in campagna elettorale può succedere qualsiasi cosa. A centropagina, premio per la pace alla Colombia, scelto Santos dopo l'intesa con le FARC, un altro Nobel ambiguo, ma oggi che valore ha? Si chiede Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. E ancora il commissario UE Vestager, c'è questa intervista dalle società statunitensi condotte illegali, ora si andrà in tribunale. Nel taglio basso il tesoro di Corona murato nel soffitto all'ex fotografo dei VIP, sequestrati 1,7 milioni in contanti nascosti in casa dalla segretaria. Corona continua a far parlare di sé. Andiamo sulla Repubblica. Assolto Marino, io pugnalato un solo mandante. Il Tribunale sugli scontrini dice che non c'è il reato. L'ex sindaco contro Renzi, Orfini
dice è stato mandato via perché era incapace. Torino, cadono intanto le accuse al leghista Cota. È un po' questo il riassunto di quanto accaduto ieri. E poi oltre 800 i morti nell'isola dei Caraibi, Haiti, la furia dell'uragano Matthew punta la Florida. E lascia dietro di sé una scia purtroppo di morte e distruzione, come potete vedere anche dalla fotografia. E poi c'è il premio Nobel per la pace al presidente Santos, alla Colombia il Nobel per battere l'ultima paura. Andiamo sulla stampa. Marino assolto, ora sfida Renzi. Cadono le accuse per gli scontrini, romani ingannati. Cota scagionato per le spese pazze, mi hanno rubato le elezioni. Parla l'ex primo cittadino in campo per il no al referendum. E il PD si divide proprio su questo argomento, così come accadde nel momento in cui ci fu l'inchiesta su Marino, che ha determinato poi anche questa la caduta della giunta insieme allo scandalo di Mafia Capitale. A centro pagina una notizia che riguarda la scuola: troppi compiti, adesso diminuiranno. Il ministro Giannini: capisco le ragioni dei genitori, in rete parte una campagna per ridurli. Tra l'altro nei paesi scandinavi c'è tutto un sistema di cui si sta dibattendo anche in Italia, che proprio punta ad, non dico azzerare, ma quasi, i compiti a casa. È chiaro che è un sistema diverso da quello italiano, che prevede un impegno maggiore degli studenti a scuola per un periodo di tempo giornaliero più prolungato, però il dibattito, come vedete, si estende anche all'Italia. Andiamo avanti. Il Sole 24 Ore: il venerdì nero di Londra, crollo storico della sterlina, così il quotidiano economico italiano. Borse UE in calo, Wall Street delusa dai dati del lavoro degli Stati Uniti, e dunque la sterlina crolla di colpo. La City perde il 6%. E la sterlina finisce ai minimi dagli anni 80, e ovviamente sono i riflessi della Brexit che si traducono anche in speculazioni sulla moneta inglese e britannica. Cambiamo argomento. Condomini, bonus fino all'80%, in manovra 400 milioni alla famiglia, il Tesoro invia al UPB dettagli sugli investimenti. Ancora l'Europa impone dazi sull'acciaio cinese, questa è un'altra notizia che riguarda sempre il commercio internazionale. Il Fatto Quotidiano: televoto, Banca Etruria, la ministra va in tilt, Renzi tre grane in un giorno, la 7, il disastro Boschi e Marino assolto. Lady riforme in TV scopre il nervo, scrive il Fatto Quotidiano. Il referendum non è su mio padre, dice il premier. Basta, non si va più da Floris, Formiglie, Gruber, scontrini, l'ex sindaco di Roma contro di me, il PD ha fatto un golpe. Questo è un po' il quadro fornito dal Fatto Quotidiano. Sempre sul Fatto troviamo un'intervista al vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. 5 Stelle, Grillo è tornato, ma la linea la decidono gli iscritti, così Di Maio, che è uno dei componenti del famoso direttorio di cui tanto si è parlato all'interno del Movimento 5 Stelle. A centropagina, Etihad, l'aeroflop degli arabi pronti a scappare da Alitalia. Bassa quota dal mancato rilancio di Linate alla cura, tra virgolette, non riuscita su flotta passeggeri e conti. A nemmeno 2 anni dall'ingresso nella compagnia italiana, con il 49%, il principe di Abu Dhabi e il suo plenipotenziario Hogan attaccano il governo per provare a salvarsi. E poi una notizia curiosa nel taglio basso: Coldplay sold out, risse e denunce, biglietti a peso d'oro spariti subito, rivenduti al doppio.
Il messaggero: Marino assolto, lacera il Partito Democratico. Questa è l'apertura. Nessuna condanna per l'ex sindaco nel processo per i falsi scontrini e gli aiuti alla sua onlus. Sfogo contro Renzi, ora con D'Alema e il fronte del no. Idem, rimosso perché Roma soffriva. Troviamo l'intervista a Muraro: non farò la stessa fine, Movimento 5 Stelle mi difende, riferendosi a Marino. E poi compagni che sbagliano, il ritorno di Ignazio il defenestrato, boomerang per il partito romano. E in Piemonte, scandalo spese pazze, cadute tutte le accuse all'ex presidente Cota. Troviamo anche l'editoriale di Carlo Nordio: vecchi errori, la rincorsa giustizialista punisce la politica. A centropagina la lettera dell'Ocse: cambiamo le stime grazie al messaggero, rivista la classifica delle tasse sul lavoro dopo la segnalazione di un errore nel metodo. E ancora a centropagina, nella fotonotizia: la Roma fa catenaccio contro le perdite, piano per coprire il rosso di 173 milioni con le riserve disponibili. Nel taglio basso, evacuata la costa est, l'uragano killer arriva negli Stati Uniti, Haiti piange 800 vittime. Andiamo avanti. Il Tempo, restando ai quotidiani romani: la verità su preti, pedofili e vittime. Questa è l'inchiesta del giornale. Brutte storie e dossier segreti sugli scandali sessuali nella Chiesa. 130 sacerdoti condannati, 100 sotto processo, ma sono tanti quelli accusati e poi assolti. E a centropagina ovviamente la foto di Ignazio Marino: assolto, non ha cenato a spese nostre, scrive il Tempo. L'ex sindaco annuncia, ora pronto a tornare in politica. E poi nubifragio nella capitale, il Colosseo chiude per pioggia. Libero: prima si accanisce, poi assolve, giustizia senza mutande, è il titolo del quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Cota, ex presidente della regione Piemonte, giudicato innocente per gli slip verdi, ma ormai è rovinato. Marino, ex sindaco di Roma, è incolpevole per le grandi mangiate, rovinato pure lui. Quelli di Mafia Capitale risultano brave persone. Il banchiere di BPM Ponzelli non è un truffatore, viene archiviato. Che senso ha stroncare la gente e poi accorgersi che non ha commesso reati? Così scrive Libero, che poi a centropagina, in questa fotografia di Boschi e Salvini, ripropone il duello che c'è stato ieri sulla 7 nel programma di Lilli Gruber, al duello TV tante smorfie e poco referendum, scontro all'ultimo sorriso. C'è stato un vivace scambio di battute tra i due politici. Il quotidiano La Verità, fondato e diretto da Maurizio Belpietro: Madrid senza governo, niente clandestini, Roma con il governo abbiamo l'invasione. Questa l'apertura del giornale. Spagna 5.312 sbarchi in un anno, Italia 15.000 sbarchi in tre giorni. Questo è il parallelo che fa il quotidiano La Verità. Ormai siamo rimasti gli ultimi ad accogliere indiscriminatamente, i risultati si vedono, basta andare nella baraccopoli abusiva tra Foggia e Manfredonia, un inferno creato dai buonisti. E poi troviamo la foto di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, che prepara il prossimo flop, la rivoluzione. E ancora assolti pure Cota e Marino, disfatta dei PM sul caso spese pazze nelle regioni. Ora siamo all'Unità, il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico, apre con la manovra che sostiene le famiglie, piano diviso in due tempi, subito 150 euro al mese per ogni figlio e il resto con la riforma dell'IRPEF, CNEL, Province e Senato, così la riforma della Costituzione farà risparmiare 500 milioni. E poi a centropagina il dramma di Haiti con l'uragano Matthew che ha provocato oltre 800 vittime e si sta dirigendo e si sta abbattendo sulla costa est degli Stati Uniti.
Il manifesto, vengo anch'io notturnoso, la foto di Renzi, andiamo a vedere perché, l'invito al politologo Pasquino, poi ritirato dalla RAI per dare campo libero al Premier, la Ministra Boschi che prima rifiuta il confronto con Salvini e poi va al duello sulla 7 e la grande platea radiotelevisiva pubblica e privata, il vero campo di battaglia della sfida referendaria e Renzi tiene il telecomando. E poi al processo sugli scontrini, Marino assolto ma il PD non si scusa. Il Secolo XIX, il quotidiano genovese che diciamo, apre ancora una volta, come abbiamo visto sulla maggioranza dei quotidiani italiani, con quanto accaduto ieri nelle due vicende giudiziarie che riguardano Roma e la regione Piemonte per le spese pazze. Roma, la rivincita di Marino, il titolo di apertura, l'ex sindaco ora vorrei delle scuse, spese pazze in Piemonte, scagionato Cota, assolto per gli scontrini, girerò l'Italia per dire no al referendum, così il sindaco di Roma. E poi sul quotidiano Ligure un reportage da Ventimiglia, il viaggio di Magimelette, sognava la Francia, è morta in un tunnel, migrante di 16 anni investita da un tir mentre camminava sulla A10. Andiamo a vedere qualche altra notizia. Liguria, più occupati ma aumentano i precari, questa è l'analisi del consulente del lavoro per il 2016 sui problemi che riguardano l'occupazione. E poi il Mattino, assunzioni a tempo scaduto, Marino, romani ingannati, il PD si scusi, la replica sfiduciato per i suoi errori. Questa l'apertura. A centropagina l'uragano Matthew che ha fatto più di 800 morti ad Haiti, 2 milioni a rischio negli Stati Uniti sulla East Coast. Napoli, quegli insulti in chat prima delle coltellate, la lite a scuola tra due ragazzi, vedete le liti a scuola non sono soltanto purtroppo nella nostra regione, anche se qui il problema è ben più serio. Andiamo sul Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, la rivoluzione dei Benetton, il titolo di apertura che riguarda l'economia, passi indietro della famiglia, Cerchiai, presidente di edizione, cassaforte del gruppo, Patuano, nuovo AD, per la prima volta non c'è un esponente della dinastia a capo della holding dei Benetton. Adesso passiamo allo sport, andiamo a vedere i quotidiani nazionali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Suning, l'impero colpirà ancora, reportage da Nanchino, siamo entrati nel quartier generale della società da 50 milioni di fatturato che guida l'Inter. Il presidente Zhang non si ferma, un obiettivo chiaro, portare la squadra e il gruppo tra i top mondiali, Inter da Champions e nuovi investimenti. Icardi vola alto, io come Zanetti, magari dopo il rinnovo del contratto. E poi nel taglio alto Pellè, sei fuori, niente strette di mano, Ventura gli nega la nazionale. Sempre per quanto riguarda la nazionale, Montolivo si opera, lo stop è di 6 mesi. Sul Corriere dello Sport, clamoroso Totti nell'intervista esclusiva di Walter Veltroni, allenare perché no, per la prima volta il romanista apre alla carriera da tecnico, pensavo di non avere il carattere ma lo cambierò. E poi Italia cacciato Pellè, Figgici dura dopo lo sgarbo a Ventura, Montolivo dovrà essere operato al crociato e ancora ecco Icardi, diventerò la bandiera dell'Inter con la maglia 2021, il rinnovo del contratto. Su Tutto Sport, tutto mercato a Tutto Sport, affari nostri, c'è un lungo riassunto del mercato e poi il Torino, Benassi, gioia azzurra, il Ventura lo chiama. Questo per quanto riguarda anche lo sport. Adesso noi ci fermiamo per il break pubblicitario, ma prima ci sono le previsioni meteo di Meteo 6 con il nostro meteorologo Luca Mennella. Poi ci vedremo per la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo alle notizie dalla nostra regione, apriamo le pagine interne dei quotidiani regionali, iniziando dalla pagina Abruzzo del Centro Sanità, maxi appalto di 5 anni, l'elisoccorso conteso è caro ma finalmente volerà anche di notte, due mezzi e nuovi punti di atterraggio nel piano da 77 milioni della regione al quale ambiscono privati e vigili del fuoco. E vedete i nuovi 23 punti di atterraggio
Chieti, Casoli, Avezzano, Gissi, Fontecchio, Atessa, Atri, Giulianova, Guardia Grele, Lanciano e poi Ortona, L'Aquila, Penne, Pescina, Popoli, Sant'Omero, Sulmona, Tagliacozzo, Teramo e Vasto, un po' sparsi dunque in tutto l'Abruzzo. Di spalla risponde Paolucci e Febbo di Forza Italia, dubbia anche su formazione e Verricello. Quale iter procedurale e autorizzativo è stato seguito per il corso formativo di accesso dei medici all'elisoccorso? Questi i dubbi sollevati da Mauro Febbo di Forza Italia. Nel taglio basso, un polo manutentivo all'aeroporto, prende forma il progetto di Andrea Pardi, lavoro anche per gli ex Air One Technic. Poi andiamo avanti sulla pagina Abruzzo del Centro. Arta, sta per finire l'era di Amicone, avviso pubblico per il nuovo direttore dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente e l'ARAP cambia strategia. Andiamo proprio sul Messaggero per vedere di approfondire questa notizia che riguarda l'ARAP. Missione impossibile per Leombroni, risanamento dell'ARAP e parco depurativo. Sarà commissario governativo sia dell'azienda regionale che degli appalti per il ciclo idrico. E allora andiamo a vedere insieme il servizio proprio su questo argomento. Gianpiero Leombroni sarà il nuovo commissario straordinario per la costruzione del depuratore di Pescara. L'annuncio è arrivato dal presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso a margine della conferenza stampa per annunciare il piano di risanamento dell'ARAP, l'Agenzia Regionale per le Attività Produttive. Leombroni, attualmente a capo dell'ERSI e commissario straordinario dell'ARAP, già impredicato di diventare il nuovo amministratore di ACA, ha spiegato i contenuti dell'incarico che a breve verrà formalizzato dal governo. Si spera che si possano attivare procedure commissariali che consentano l'accorciamento dei tempi generalmente dovuti all'approvazione delle fasi iniziali della progettazione, dell'espletamento della gara, in maniera da tentare già per la prossima stagione estiva di dare un mare molto più pulito di quello che abbiamo avuto quest'anno. Diciamo che probabilmente per l'estate 2018 sicuramente avremo una condizione del fiume e della depurazione molto più adeguata alle esigenze che esprime un territorio come l'Abruzzo, che viene percepito come essere la regione verde d'Europa. Per quanto concerne l'ARAP, D'Alfonso e Leombroni hanno annunciato il dimagrimento dell'ente. Oggi il costo del personale, che ammonta a 5 milioni di euro, incide per il 53% sul fatturato. 8 dirigenti e 15 quadri sono troppi rispetto alle unità operative. Non saranno toccati i presidi territoriali, ma riorganizzato il personale, posti in essere demansionamenti e prepensionamenti. Sul fronte operativo, la nuova ARAP dovrà rendere il territorio idoneo all'installazione di nuove imprese, agendo sulla depurazione e l'approvvigionamento idrico, oltre che sulla creazione delle infrastrutture internet di ultima generazione. ARAP quindi si occuperà delle bonifiche dei siti inquinati a partire da Bussi e delle discariche, oltre alla rete a fibra ottica. Inoltre sarà completato il catasto dei siti produttivi. Qual è l'ambizione della Regione? Di inaugurare una nuova stagione di attrazione di investimenti. Perché queste realtà sono nate non per gestire carte o dossier, ma per fare in modo che si trovino bene gli imprenditori che già operano e gli imprenditori che devono arrivare. Altro problema scottante in regione è quello dell'inceneritore, sempre sul Messaggero. Inceneritore in Abruzzo, il decreto del governo spiazza anche la regione. Il Movimento 5 Stelle svela il progetto e accusa Mazzocca, si dimetta. Il sottosegretario risponde: forse serve per i rifiuti di Roma. Andiamo a vedere insieme l'intervista realizzata a Sara Marcozzi, che parla proprio dell'argomento inceneritore in Abruzzo. Il Movimento 5 Stelle aveva sostenuto da tempo che alla fine si sarebbe arrivati con lo Sblocca Italia a impiantare un inceneritore in Abruzzo. La cosa è diventata realtà con la pubblicazione del decreto, anche se Regione Abruzzo ha sempre detto che in virtù di un accordo con la Regione Molise si potrebbe utilizzare l'impianto molisano per l'incenerimento. L'assessore Mazzocca deve dimettersi, secondo noi, per manifesta inconsistenza politico-amministrativa.
Il Movimento 5 Stelle in più di un'occasione ha chiesto l'approvazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti, che scegliesse la linea del solo recupero materia, escludendo in tutti i modi l'incenerimento. L'assessore Mazzocca e questa giunta non hanno fatto nulla. Dell'altro ieri è il DPCM che ci dice che è confermata la presenza di un inceneritore nella nostra regione. A Mazzocca non resta che dimettersi. Perché non è stata eliminata la possibilità di impiantare un inceneritore in Abruzzo? Dai documenti leggiamo che inizialmente nella bozza di decreto che noi annunciamo ad agosto, di decreto attuativo dello Sblocca Italia, erano previsti 11 inceneritori in 11 regioni. Tre regioni, Liguria, Piemonte e Veneto, hanno modificato il piano regionale di gestione dei rifiuti e sono usciti da questa bozza. In queste regioni gli inceneritori non si faranno, questo era quello che abbiamo chiesto a Mazzocca e che Mazzocca non ha fatto. Che cosa si può fare adesso? Si può votare no al referendum costituzionale. La grande battaglia che noi abbiamo fatto contro lo Sblocca Italia, che secondo noi era incostituzionale perché violava delle competenze regionali, adesso si sposta nella riforma costituzionale, dove di fatto lo Sblocca Italia è stato costituzionalizzato. Per cui se vogliamo combattere inceneritori, petrolizzazioni e questa deriva oligarchica nei confronti appunto dello Stato e questo è spogliazione di competenze delle regioni a favore dello Stato, dobbiamo votare no al referendum costituzionale. Continuiamo passando sulle colonne della città. Il quotidiano della provincia di Teramo si concentra sulla visita di ieri all'Università di Teramo di Tito Boeri, presidente dell'INPS, che ha tenuto una lectio magistralis nell'Ateneo, quindi Tito Boeri in Ateneo per il lavoro del futuro, questo il titolo, Europa, migranti e mercati globali, non solo, giovani, studio e anche università, ovviamente questi gli argomenti discussi da Tito Boeri, analizzati nella sua lectio magistralis. Jobs Act, c'è stata una crescita esponenziale dei contratti a tempo determinato, solo in parte dopata dagli sgravi contributivi e dunque, secondo Boeri, ha funzionato. E poi migranti ogni anno versano 8 miliardi di euro nelle casse dell'INPS e in cambio ne ottengono solo 3 in welfare e servizi, dato incontrovertibile contro la xenofobia e i populismi. Andiamo ad ascoltare allora l'intervista proprio al presidente dell'INPS, Tito Boeri. Voglio guardare al futuro e alle occasioni di lavoro dei giovani, perché penso che sia molto importante in questo momento così difficile per il mercato del lavoro dei giovani condividere con loro alcune impressioni su quali sono i problemi, dove si possono trovare delle opportunità di impiego, che cosa implicano queste opportunità di impiego, e quindi cercare di dare loro qualche guida per orientarsi meglio verso il futuro. D'altra parte l'INPS guarda molto al mondo del lavoro, si pensa che l'INPS siano pensioni soltanto. Come vede questo Job Act? Diciamo che ha dato dei risultati importanti nel stabilizzare l'impiego. Noi abbiamo visto che c'è stato un forte incremento dei contratti a tempo indeterminato e questo spero, mi auguro, che porterà in futuro anche un aumento della produttività, perché quando ci sono dei posti di lavoro che vengono creati, che hanno dei contratti a tempo indeterminato, c'è un incentivo più forte sia per il lavoratore che per il datore di lavoro a investire nella formazione sul posto di lavoro. La precarietà però è ancora un problema grande? Assolutamente sì, è molto forte all'interno del nostro paese, però è anche vero che da quando è iniziato il contratto a tutele crescenti sono diminuiti altre forme contrattuali, per esempio i dati sul parasubordinato che abbiamo reso pubblici ieri dimostrano come i contratti a progetto, le collaborazioni siano diminuite fortemente, quindi probabilmente c'è stata trasformazione di queste figure contrattuali in contratti a tempo indeterminato e questo è sicuramente un fatto positivo. La riforma dell'INPS è fondamentale perché c'è bisogno di avere una macchina efficiente. Uno dei cardini di quella riforma è rafforzare la nostra presenza sul territorio, darci la possibilità di rispondere ad esigenze mutevoli degli utenti. L'APE è un'operazione assolutamente nuova che pone l'INPS a dover svolgere delle funzioni che non ha mai fatto in passato e quindi le due cose devono per forza di cose andare di pari passo. Proprio non è possibile concepire un INPS che svolge queste sue nuove funzioni senza riorganizzarsi, e quindi sono davvero molto importanti e quindi noi ci muoveremo in quella direzione.
Adesso passiamo alle cronache di Pescara, perché ieri nel pomeriggio c'è stata la prima riunione di giunta dopo l'azzeramento delle deleghe e dunque prende il via l'Alessandrini bis per quanto riguarda il suo mandato. Eccolo qui il titolo del Centro: Cuzzi fa il pieno e ottiene l'istruzione, alleggerito di Jacopo che però mantiene la cultura, Del Vecchio cede il traffico a Civitarese, a Diodati il bilancio e i tributi. C'è stato un rimescolamento delle deleghe, anche se dobbiamo dirlo non ci sono grandi stravolgimenti rispetto alla prima giunta Alessandrini. Allora possiamo andare a vedere insieme il servizio. L'attesa è terminata. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha sciolto la riserva e nella riunione di giunta con la nuova squadra di governo ha conferito le deleghe, chiudendo di fatto il rimpasto di governo. Enzo Del Vecchio resta il vice sindaco e mantiene le attuali deleghe ed è sostanzialmente il delegato alle infrastrutture e alla manutenzione della città. Giacomo Cuzzi, così come nella passata giunta, si occuperà del turismo e delle attività produttive. Deleghe invariate anche per Giovanni Di Jacopo alla cultura, Laura Di Pietro, verde pubblico e politiche europee, Paola Marcheggiani, rifiuti e decoro urbano. Giuliano Diodati acquista alcune delle deleghe dell'assessore uscente Delchi Sulpizio, come quella al bilancio, compito gravoso in un comune dichiarato in predissesto. Diodati resta delegato allo sport. Poi ci sono le new entry. Antonella Allegrino è stata incaricata di occuparsi delle politiche sociali e del welfare cittadino. Avrà anche la delega all'edilizia pubblica residenziale. In buona sostanza prende il posto di Veronica Teodoro. Stefano Civitarese Mattucci invece si occuperà dell'urbanistica e della semplificazione amministrativa. Deleghe in buona parte in capo all'ex assessore Sandra Santavenere, la donna più votata alle passate elezioni, che ha lasciato la giunta non senza sollevare polemiche, prendendosela soprattutto con il presidente del Consiglio Comunale Antonio Blasioli. Infine Loredana Scotolati avrà le deleghe alla sostenibilità ambientale, beneficiando del rimescolamento delle deleghe voluto dal sindaco. Il primo cittadino ha mantenuto per sé le deleghe ai rapporti Stato-Regioni, alla Polizia Municipale e all'attuazione del programma di governo. Altri problemi in comune: l'urbanistica, un caso, 6 delibere in 28 mesi, Civitarese eredita un settore paralizzato, progetti e pratiche ferme, i costruttori avevano già denunciato questa situazione. E poi subito la licenza per le case sulla riviera, l'esperto nominato dal sindaco, non serve il parere del consiglio per la richiesta di Pescara Porto. Nel taglio basso l'ex Ferrotel diventa ostello per gli studenti, firmato ieri in Regione Abruzzo il protocollo d'intesa tra la Regione, appunto, il Comune e l'ADSU, l'Università. Sono previsti 5,3 milioni di euro dallo Stato per quanto riguarda il progetto di ristrutturazione di questo importante edificio al centro di Pescara. Andiamo avanti. Bus e auto incolonnati, c'è la fiera, traffico impazzito sul corso, il comune dimentica di rendere nota la manifestazione, i cittadini si trovano con la strada chiusa dalle bancarelle. Nel taglio basso, penali per le tende dimenticate, Manzo, presidente dei giornalai, paghiamo tutto regolarmente, è colpa del comune. Andiamo avanti, oggi c'è l'assemblea dell'ACA, assemblea importante per decidere la nuova governance. Prima del voto finale spunta il super incarico, come detto oggi l'assemblea dei sindaci per scegliere il nuovo presidente e i membri del CDA, ma la dirigenza ha già nominato consulente Massimo Papa, il manager di Attiva. Andiamo ancora avanti, i tagli nella sanità, pochi infermieri, 4 reparti a rischio blocco. Will e Nursing lanciano l'allarme per il mancato rinnovo dei contratti a 28 unità, contestata la ASL, appello alla regione. Passiamo un momento sul Messaggero per vedere un'altra notizia. La ICO non cede, gli esuberi sono 95, muro contro muro tra la proprietà e i lavoratori sul piano di ristrutturazione per Di Marcantonio della CGL, una mazzata per le famiglie e per l'indotto della Valle. Parliamo ovviamente della ICO di Alanno, lo stabilimento ex Kimberly Clark. Francavilla, dopo 15 anni di attesa, aperta la caserma dei carabinieri, completato l'adeguamento dell'ex sede del giudice di pace Luciani e ora il commissariato. Torniamo adesso
sul quotidiano Il Centro e andiamo a vedere qualche altra notizia. Il bando della provincia per il servizio civile a 433 euro al mese. Ecco, i 20 giovani che hanno superato le selezioni impareranno un mestiere per un anno. E nel taglio basso, sit-in del collettivo studentesco, protesta sotto la regione per i trasporti e i diritti dopo il faccia a faccia con i politici. Andiamo ancora avanti, passiamo alla pagina di Montesilvano, il simbolo del borgo in pericolo, lavori attesi da 7 anni, Don Roberto dice campanile a rischio crollo. Parliamo di Montesilvano Colle, il parroco di San Michele lancia l'allarme, crepe sui muri della torre, la regione intervenga per evitare altri danni. Andiamo ancora avanti, trovato il magazzino del super ladro, arrestato dalla polizia l'esperto di furti nelle auto, in un garage a Francavilla aveva nascosto centinaia di oggetti rubati. A luglio il primo maxi sequestro di roba, il 37enne incastrato dalle telecamere, Vitantonio Bombino. Nel taglio basso gli ex alunni salutano Campanella, Francavilla folla a San Franco per i funerali dell'insegnante che amava lo sport, questo per l'ultimo saluto a Rocco Campanella ieri pomeriggio. Passiamo alla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara, Giardini, pochi alunni alle lezioni pomeridiane, Penne ieri alle 14 la prima campanella per gli alunni delle medie spostati all'apparatore, assente i ragazzi che hanno difficoltà di trasporto e numerosi diversamente abili. Ad Elice incidente in moto, un 52enne è rimasto ferito, a San Valentino arrivano 2 defibrillatori, l'amministrazione installa gli apparecchi nella piazza del paese vicino agli impianti sportivi. Torre dei Passeri, abbracci in comune per la cittadinanza e poi a Popoli passeggiata lungo il fiume. Torniamo sul Messaggero, andiamo a vedere altre notizie, ma cambiamo provincia. Passiamo all'Aquila, a Capri Cialente, la crisi del caro estinto. Il sindaco toglie all'assessore la delega ai cimiteri comunali, situazione grave, lui non ce la fa, mi impegno personalmente. L'avvocato la prende male e sollecita l'intervento del PD, non mi hanno spiegato neppure il motivo della decisione. Il primo cittadino è insoddisfatto della gestione del settore, il problema di 3.000 salme. Poi Benedetti, primarie di coalizione ok, anch'io potrei essere della partita, verso il voto il presidente del consiglio indica il metodo, più candidati e organizzazione esterna al Partito Democratico. Nel taglio basso, sequestrate 3 abitazioni ad Alessandro, una operazione delle Fiamme Gialle, l'imprenditore della Edildama accusato di aver creato un trust per pagare meno tasse. Andiamo ancora avanti. La città invasa da 5.000 penne nere, sempre all'Aquila, 48 ore di fuoco per il raduno degli alpini, oggi l'alzalbandiera e la sfilata per l'inaugurazione della stele dedicata a Jacobucci, domani in centro la grande parata del battaglione L'Aquila con una rappresentanza del 9° reggimento del corpo. Delitto Caplani, definitivo l'ergastolo, l'albanese imprenditore aveva ucciso l'ex moglie e il nuovo compagno della donna. E ancora De Matteis, chiarezza sulla Accor Phoenix, annunciato un'interrogazione parlamentare sulle varie criticità sollevate dai sindaci. Andiamo sulla pagina di Avezzano Sulmona, D'Alfonso, turismo il tesoro d'Abruzzo, blitz in Marsica del governatore accompagnato dal consigliere Berardinetti, vertice col sindaco Giovagnorio. La visita si è conclusa nel convento delle Benedettine, dobbiamo valorizzare tutte le risorse della nostra regione, ha detto D'Alfonso. In Marsica, a casa di riposo, c'è un'inchiesta della procura di Avezzano per irregolarità amministrative della nuova residenza per anziani San Bartolomeo appena inaugurata. Notizia curiosa, falsi lupi si fanno il bagno in piscina, in realtà si tratta di cani pastori cecoslovacchi. E poi Santa Croce, IVA evasa, ecco i soldi, così interviene sulla vicenda la società del patron Camillo Colella.
Adesso andiamo avanti sempre sul Messaggero, passiamo alle notizie dal Chietino. Università crolla a farmacia, blitz dei carabinieri del NAS, l'ispezione dei militari per il controsoffitto crollato. E poi donna muore in ospedale e scatta l'inchiesta, il fascicolo per quanto riguarda una 65enne deceduta all'ospedale. Febbo avverte D'Alfonso, Cantone boccerà il project financing del nuovo ospedale di Chieti presentato dalla Maltauro. Andiamo avanti, Lanciano Vastortona, fiamme nell'auto, sfiorata la tragedia, cortocircuito nel riscaldamento della Ford Station Wagon, padre e figlio escono di corsa dalla macchina che va a fuoco, il ragazzo lascia sul sedile lo zainetto che in pochi minuti viene incenerito, non posso più andare a scuola, ho perso tutti i libri. E poi da Vasto, colpo di arma da fuoco contro una vetrina, a finire nel mirino di ignoti un'attività del centro città, Little Pet, negozio di animali domestici di Corso Mazzini. Andiamo adesso sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo, rapidamente andiamo a vedere le principali notizie da Teramo e provincia. 23.000 euro per raccogliere idee culturali, ieri mattina presentati gli stati generali della cultura al comune di Teramo. E poi Berardini fa tana al PD sulla Dodo candidatura, il grillino chiede al partito di smentire l'incontro a Dragonara tra Dodo, Tancredi, Di Pietro e D'Alfonso. Andiamo ancora avanti, martedì super vertice con la sovrintendenza per la questione di Corso San Giorgio, dalla riunione dovrebbe arrivare il via libera atteso dall'inizio dell'estate sui reperti trovati nei lavori lungo il corso. Andiamo in provincia, Collins trovato senza vita nel letto di casa, processo a Teramo per l'incidente mortale di due pescatori, l'inglese era ai domiciliari a Pistoia. Il processo, tre giorni fa il 36enne agente di commercio era stato a Teramo per assistere alla seconda udienza del processo che lo vede imputato di duplice omicidio colposo per aver travolto due marittimi tortoretani nel dicembre scorso. Escluso il suicidio, l'avvocato Dei esclude in maniera categorica il suicidio, negli ultimi giorni il suo assistito non si sentiva bene. Ci sarà un'autopsia a chiarire il tutto. Passiamo allo sport e andiamo ovviamente a parlare per prima cosa di Serie A e lo facciamo con il Pescara ovviamente. Pescara giusto così, Sassuolo al Vetriolo, anche l'appello riconosce la posizione irregolare di Ragusa che non poteva essere convocato e tantomeno schierato in campo nella partita del 28 agosto scorso contro il Pescara. Il presidente Sebastiani, se ci sono delle regole giusto che vengano rispettate, così il presidente, il dirigente Carnevali, la Lega è vecchia e obsoleta, va ripensata, e dunque polemiche da parte del Sassuolo. Intanto oggi ci sarà l'amichevole contro la Primavera dei ragazzi di Oddo, testa al Mastrangelo di Montesilvano, sospiro di sollievo per Ledian Memushai, il capitano si era fermato mercoledì durante la seduta di allenamento con l'Albania a causa di una contrattura muscolare, niente di grave per lui. Passiamo adesso alla Lega Pro, l'ottava giornata del girone B, vede in campo Teramo al Bonolis contro il Padova. Nofri, voglio 11 diavoli, la carica dell'allenatore del Teramo, bisognerà battere il Padova per risalire ancora in classifica. Andiamo avanti, passiamo alla Serie D, il girone F e G. La carica della Vastese, 200 tifosi a Matelica, l'Avezzano va a Nuoro alle 14.30 e dà ancora fiducia a Bittaia in attacco, due rinforzi a Pineto, il centrocampista Straccia e il centravanti Ragazzu, questo per quanto riguarda la Serie B. La Serie D, poi l'anticipo di eccellenza a San Salvo Celle Miglianico, terza oggi il derby di Lanciano, e poi nel taglio basco, basso Pescara e Acque Sapone al via in emergenza, calcio a 5, partito il campionato di Serie A con le abruzzesi alle prese con diverse assenze. Passiamo al basket di A2, domani è la seconda giornata, Venucci, Chieti, più intensità in difesa, i teatini attesi dalla trasferta di Ferrara, il preparatore atletico del Roseto Faragalli, Smith mi ricorda Carroll. In Serie B il Teramo alla verifica di Scauri, parte oggi il campionato di C-Silver, torna la guardia Stojanovic nella nuova Campli.
Le ultime notizie, la palla a mano di Serie A, Città Sant'Angelo all'assalto e si comincerà da mercoledì. Miglianico si prepara a un mese di grande golf. È tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Mattino 6 torna lunedì alle ore 7, invece oggi il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata, scusate, una buona giornata e un buon fine settimana.